E non lo so se ti saranno sfuggite le parole del presidente Mattarella di qualche settimana fa. Se ti sono sfuggite, te le riepilogo io. La grave situazione economica e le preoccupazioni per la diffusione dei contagi hanno indotto un sensibile aumento del tasso di risparmio di famiglie e imprese. Cioè Mattarella sta dicendo, ce ne siamo resi conto, cari italiani, che avete accumulato tanti soldi nei conto correnti in tutto questo periodo. Queste risorse, se adeguatamente utilizzate, potranno contribuire a sostenere una rapida ripresa di consumi e investimenti. Te l'ha detto lui, mica io. Quindi spunta un emendamento nella legge di bilancio per introdurre una patrimoniale. La proposta è stata presentata da alcuni parlamentari del Partito Democratico e di LeU. L'obiettivo pare sia quello di recuperare bruscolini, 18 miliardi. E io ho da darti all'interno di questo video un paio di notizie, una buona e una cattiva. Chi di voi segue questo canale da un po' di tempo sa che avevamo previsto questa situazione. Quindi non so se passerà sta patrimoniale a sto giro, ma se non passa a sto giro, passa al prossimo. Non so quando arriverà un prelievo forzoso, ma non vedo altre soluzioni ai problemi di conti pubblici dello Stato italiano. Cioè, non so se vi è chiaro, l'Italia ha raggiunto il 170% del debito pubblico. Praticamente abbiamo un debito pubblico esplosivo, un debito pubblico matematicamente impagabile. Inoltre, le nostre aziende, le imprese, le attività italiane, nella maggior parte dei casi, parliamo di migliaia e migliaia di casi, rischiano il default. Rischiano di rimanere a casa migliaia di lavoratori e quindi l'unico, cioè qui ti sto facendo un ragionamento, l'unica speranza che ha questo Stato alla lunga è quello di attaccare i conto corrente degli italiani, i risparmi degli italiani per coprire i buchi. Come ti ho detto, ora io sinceramente non lo so, non sono proprio convinto che sta roba qui, questa tassa patrimoniale da 18 miliardi passi a sto giro. E questa è la cattiva notizia. Lo so che non te l'aspettavi, questa affermazione non te l'aspettavi. Ora però non fraintendermi. All'interno di questo canale io vi ho presentato il rischio patrimoniale prelievo forzoso più e più volte e vi ho indicato anche le soluzioni. Ma il punto è un altro, seguimi bene. In questo momento i conti pubblici del nostro paese sono tenuti in piedi dalle politiche della Banca Centrale Europea, che sta comprando a gogo e sta aiutando l'Italia. Questo è fuori di dubbio, poi che sia giusto o non giusto, questo è così. Questo è un aiuto che oggi può sembrare una carezza, ma che domani può rivelarsi uno schiaffo, perché i nodi vengono sempre al pettine. Due, in questo momento prendere soldi a prestito, parlo dello Stato italiano, aumentando quindi ancora di più il nostro debito pubblico, ci costa veramente poco a livello di interessi. Quindi oggi ci troviamo in una situazione relativamente tranquilla. Relativamente tranquilla rispetto alle analisi che ti feci a marzo, aprile, maggio rispetto a questo tema. Io non so se ti ricordi a marzo-aprile l'intervento della Lagarde che fece crollare la borsa italiana in meno di mezza giornata. Ebbene, le politiche della Lagarde e le affermazioni stesse sono completamente cambiate negli ultimi mesi. Quindi non possiamo che constatare una situazione completamente opposta ad aprile, perché oggi stiamo facendo un'analisi sull'oggi, il che vuol dire che quello che ti sto dicendo all'interno di questo canale non è che valga anche a gennaio e a febbraio. Se ci saranno degli aggiornamenti, chi è iscritto all'interno di questo canale avrà gli aggiornamenti anche su questo tema. Quindi dicevo, ad oggi la situazione è apparentemente tranquilla. E attenzione, perché ho detto apparentemente tranquilla. Perché? Perché tutto può peggiorare, visto il debito pubblico italiano. Stiamo parlando del 170%, ragazzi. Il nostro è un debito che è matematicamente inestinguibile. E il punto è proprio questo. Cioè, la domanda che dovremmo porci è questa: se i conti pubblici sono così allarmanti oggi, cosa accadrà in futuro? Perché molti stanno parlando oggi di sta patrimoniale. Ma se già oggi, in questa situazione apparentemente più tranquilla,
dove abbiamo le spalle coperte dalla BCE, dove abbiamo, possiamo indebitarci sui mercati e a un tasso di interesse molto basso, e oggi ci chiedono già una patrimoniale, cioè di applicare una tassa sul patrimonio per incassare una cifra circa di 18 miliardi. Che cosa può accadere in futuro? Cioè, se oggi in questa circostanza si muovono così, cosa può accadere in futuro? Capite cosa voglio dirvi? Ripeto, lo scenario economico-finanziario a livello macro relativo alla situazione dell'Italia è cambiato, cioè a meno che uno non ha gli occhi bendati, è cambiato rispetto a marzo ad aprile. E ti ho già spiegato poc'anzi, no? La Lagarde, i mercati finanziari, la BCE, i tassi molto bassi. Insomma, è uno scenario completamente opposto a quello di marzo-aprile. Però facciamo un'altra considerazione. Se questi signori non fanno una patrimoniale oggi, quindi ti ho detto, se questi signori già fanno una patrimoniale oggi, che cosa potrebbero fare in futuro, visto che adesso abbiamo le spalle coperte? Uno. Due. Se questi signori non fanno una patrimoniale oggi, quindi non incassano nulla, perché comunque i soldi non sono mai a sufficienza. Per un indebitato malato cronico al 170% del debito pubblico, i soldi non sono mai sufficienti. Se non fanno una patrimoniale oggi, che cosa faranno in futuro? Cioè, saranno costretti per forza ad intervenire forzosamente con un prelievo forzoso. Non so se capite le due facce della stessa medaglia. Sto cercando di ragionare su quello che è lo scenario attuale. Ora però dobbiamo fare un'altra considerazione. Bruscolini, 18 miliardi. Per recuperare 18, 20, 30 miliardi, non c'è bisogno di, in questo momento, dal mio punto di vista, di mettere l'ennesima tassazione. Ci sono altre soluzioni, che poi uno le veda o non le veda, questo è un altro paio di maniche. È inutile dirvi come, dal mio modesto punto di vista, sarebbe necessario un condono fiscale, ma non una pace fiscale, una rottamazione, un saldo e stralcio come quello che fu fatto nel 2018, che escluse completamente la ciccia, escluse completamente chi ha i soldi, cioè le imprese. Ma se tu in questo momento fai un condono fiscale che è giustificato dalla situazione economica recessiva di tutto il paese, e non devi giustificare al tuo elettore di sinistra, parlo dell'attuale governo, che stai andando a condonare, a scontare dei versamenti fiscali delle imprese, ma in questa situazione qui chiunque farebbe un condono fiscale. Anche solo per riequilibrare ciò che hanno subito le tante aziende, società, attività chiuse, forzatamente chiuse dallo Stato. Quindi cercare di riequilibrarle concedendogli uno sconto fiscale. Uno sconto fiscale su tutti gli arretrati che ancora devono versare, che forse tu Stato non recupererai mai. Per le cifre per cui loro vogliono intervenire, sarebbe sufficiente fare un intervento del genere. Ma la linea del governo è un'altra. Come sappiamo, insomma, i politici adesso non è che sono contro sto governo e se ci fosse un altro governo sarei a favore. È evidente che nel centrodestra sarebbero più a favore di un condono fiscale. Ma questo non vuol dire che mi sto schierando da una parte o dall'altra, vi sto semplicemente portando un ragionamento. Ora, qual è la buona notizia? La buona notizia che ti ho dato facendo il riepilogo della situazione ad oggi economica e finanziaria, non del nostro paese che è messo male, ma dalle spalle coperte che in questo momento hai il nostro paese, è quella che hai ancora il tempo per tutelarti. Perché i nodi prima o poi verranno al pettine. E quindi, come avrei capito, se già in questa situazione parlano di patrimoniale, nella situazione in cui stiamo andando verso l'esplosione di una nuova bolla, la probabilità elevatissima che a gennaio, a febbraio ricominceremo con questa crisi sanitaria, quindi chiusure e quant'altro, è ovvio che l'unico modo che lo Stato italiano avrà sarà quello di intervenire sui risparmi. È l'unico modo per tutelare i propri soldi sul conto corrente dal vero rischio, perché il vero rischio è il prelievo forzoso, cioè dalla sera alla mattina. Le soluzioni sono sempre quelle, soprattutto all'interno di un rischio complessivo che vive il mondo in questo momento. Cioè, le soluzioni sono quelle che ti ho indicato, che possono piacerti o non piacerti, dei precedenti video. E non lo so se ti saranno sfuggite le parole del presidente Mattarella di qualche settimana fa. Se ti sono sfuggite, te le riepilogo io. La grave situazione economica e le preoccupazioni per la diffusione dei contagi hanno indotto un sensibile aumento del tasso di risparmio di famiglie e imprese. Cioè, Mattarella sta dicendo: ce ne siamo resi conto, cari italiani, che avete accumulato tanti soldi nei contocorrenti in tutto questo periodo. Siamo arrivati a quasi 1.700 miliardi detenuti dagli italiani nei contocorrenti. Ebbene, aggiunge Mattarella, queste risorse, se adeguatamente utilizzate,
potranno contribuire a sostenere una rapida ripresa di consumi e investimenti. Te l'ha detto lui, mica io.